problema vero in questo momento sia questi assembramenti, queste emorride che infatti stanno portando a contagiare soprattutto i giovani, che se da un lato si dà la tranquillità che non pochi vanno in ospedale, dall'altro lato il contagio comunque continua ad essere alto e rischiano poi di arrivare anche alle persone magari più anziane. Ma questa ipotesi della chiusura dei bar alle 18, della didattica a distanza è ancora in campo? Ma questa non è mai stata in campo, è una delle tante false notizie che qualcuno si diverte a mettere in giro. Noi abbiamo mandato una serie di ipotesi a secondo della gravità della situazione, una serie di valutazioni, ce ne sono certe che dicono non si tocca niente, ce ne sono altre che dicono si tocca tutto, ma sono ipotesi sulle ipotesi di discussione. Non abbiamo mai preso in considerazione per il momento una proposta di questo genere.